Questa è la camera di Chiara di quando stava bene, poi quando si è ammalata ci siamo trasferiti su di sopra e questo poi è un altro discorso. Qui vedete la racchetta, perché Chiara faceva tennis, le piaceva moltissimo, per cui durante una partita lei ha accusato proprio un dolore fortissimo alla spalla e l'ho vista ritornare indietro subito dopo poco e dico: Chiara, com'è che sei già a casa? Lei si è fermata sulla scala, io ho visto che era pallidissima e mi ha detto: mamma, ho avuto un dolore così forte alla spalla che mi è caduta la racchetta. Ecco, di lì è incominciato, direi, un po' il suo calvario. E Chiara quando ha scoperto di avere l'osteosarcoma? L'ha scoperto a Torino, perché subito dopo l'abbiamo poi trasferita all'ospedale Regina Margherita di Torino per un intervento e dopo una breve convalescenza, prima di iniziare la chemioterapia, doveva riprendersi e siamo stati ospiti lì a Torino. E poi il giorno che è dovuta recarsi lì a questo ospedale per decidere per la chemio, e io pensavo che lì avrebbe capito, perché un pochino mi pareva che avesse già intuita Santa Corona, ma non più di tanto. Mentre io lì capivo che quando sarebbe entrata in questo ospedale, che c'era scritto proprio in modo grande, ecco, a caratteri cubitali, questa oncologia, e Chiara ho detto: capisce, avrei voluto essere con lei. Perché una mamma in questi momenti così duri vorrebbe essere invece vicina alla c'era. Figlia? No, perché mi era venuta una perifleblite ad una gamba, quindi il dottore mi aveva messo a letto così. E io non riuscivo a capire in quel momento. Però mi sono chiesta, ecco lì che ho detto: ecco Gesù, io devo fare la mia parte dove sono. Se tu hai deciso questo, ecco, dammi la grazia di fare la tua volontà. Io sto inchiodata qui a questo lettino perché sono sicura che tu andrai con Chiara. E così è stato, l'aspettavo. La volevo vedere arrivare, ma i minuti erano interminabili. Sono passate 2 ore, trascorse 2 ore prima che Chiara arrivasse e io la volevo vedere arrivare fuori prima che entrasse dalla porta per vedere dall'espressione se Chiara aveva capito la verità. E quindi è arrivata, camminava lenta, bella, era alta come il suo papà, un bel capottone verde con quei capelli biondi, camminava lenta, lenta, guarda, cupa in volto, cupa proprio, e guardava in terra. E questo passo proprio adagio così, come se forse per paura che mi dovesse dire a me quello che lei aveva capito, temporeggiava. Quando poi è entrata dalla porta, io ho chiesto subito così: Chiara, com'è andata? E lei, senza guardarmi, ha risposto per 2 volte: ora non parlare, non parlare. E si è buttata sul letto, così com'era, ha chiuso gli occhi. E io la guardavo perché avrei voluto aiutarla a dirle qualcosa, ma poi vedrai, ma poi. Ma no, non dovevo parlare. Però io vedevo l'espressione, nonostante gli occhi chiusi di Chiara, vedevo l'espressione del suo volto, la lotta che lei aveva dentro. Perché lei per i suoi 17 anni voleva vivere e aveva questa forza dentro, e però sentiva che doveva dire anche il suo sì a Gesù. Allora c'è stato questi momenti così interminabili e terribili. E sono quelli che sono durati 25 minuti? Sono quelli tipici proprio 25 minuti che io dico sempre, perché mi pare che sia partito tutto di lì. Dopo questi 25 minuti, e Chiara si volta verso di me con un sorriso radioso, il suo sorriso di sempre, non c'era più quella Chiara là che... E ha detto: mamma, ora puoi parlare, ora puoi parlare.
quindi dopo avete parlato sempre di tutto, di questa malattia? Sì, di lì proprio è iniziato tutto di lì in questa normalità. Ecco, le cose quasi anormali, perché si direbbero anormali, parlare della morte, parlare della malattia, parlare. E che invece si parlava così, come una cosa normale tra di noi. Poi è arrivato al punto, ecco, che dovevano somministrarle la medicina, perché si sono resi conto che Chiara era sofferente in un modo proprio. E lei lì l'ha fatta due volte e poi un giorno ha detto: mamma, non lo voglio più. Perché? Ecco, lì ha rifiutato proprio la morfina, perché diceva: mi toglie la lucidità e io solo il dolore, posso solo offrire il dolore a Gesù. That's not the beginning of the end, that's a return to yourself. Ciao Chiara, carissima amica. Ti sentiamo compagna di viaggio nella nostra vita. Vogliamo seguire la tua strada e camminare insieme a tanti altri giovani come noi verso la santità.